questo. La destra è divisa. Stanno con gli ucraini e con i filorussi. Guardate, Francesca Ronchini. Ai primi di gennaio l'estrema destra italiana si presentava così. Casa Pound, Forza Nuova, Azione Frontale, Movimento Nazionale, tutti insieme a difesa della tradizione. Fronte compatto anche contro il governo Draghi e il Green Pass. Ma oggi, da quando è scoppiata la guerra, l'estrema destra si ritrova divisa tra chi si schiera con l'Ucraina e chi con Putin. Putin rappresenta un baluardo chiaro contro l'Occidente, e cioè un'Europa identitaria, un'Europa dei popoli. Poi, a differenza degli Stati Uniti, che vogliono a tutti i costi, anche con le bombe, diciamocelo chiaramente, imporre il loro modello a tutti i popoli dell'Alleanza Atlantica, Putin invece vuole che sia rispettato il principio di libertà di ciascuno, le identità e le tradizioni di ogni popolo. Quindi siete con Putin, ma più che altro dovremmo dire che siete contro la NATO. Beh, certo, certo. Questo è un tentativo di aggirare la Russia, isolarla e far cadere, destituire di credibilità Putin e farlo cadere. Adesso si parla tanto di questo battaglione Azov. Voi non li considerate camerati vostri? Assolutamente no. Il battaglione affianca come propri vessilli quello della NATO e la svastica. Quindi una contraddizione in termini che fa capire che o è una montatura o hanno le idee molto confuse. Però Casa Pound, per esempio, che su tante altre battaglie è con voi, in questo caso invece nella parte opposta, no? Beh, rispetto su questo, a voi, come mai si è creata questa divisione? Sincero, non posso rispondere, dovreste però aiutaci a capire, ci può aiutare a capire. Stiamo facendo un servizio sul fatto di come la guerra in Ucraina ha mescolato un po' le carte, chi è pro Putin, chi è contro Putin. Ci piaceva fare magari sapere un po' il parere di qualcuno. Se vuoi concordare delle interviste si chiama l'ufficio stampa. Se Casa Pound per il momento preferisce non parlare, ci ha risposto invece un attivista della scena nazionalista polacca con cui l'estrema destra italiana collabora da tempo. So che in Italia c'è Casa Pound che sostiene l'Ucraina. Conosco alcune persone lì. La maggior parte dell'estrema destra italiana invece sta con Putin. Sì, sì, lo so. Per questo i principali movimenti nazionalisti polacchi hanno firmato una lettera per comunicare che tutti i gruppi di estrema destra, formati da patrioti o nazionalisti che ora sostengono Putin, d'ora in poi non saranno più benvenuti in Polonia. Ma d'ora in poi non li ospiteremo più. Sono secoli che noi viviamo all'ombra della Russia e per questo la conosciamo bene. La Russia non va considerata come un paese razionale. Il suo obiettivo è sempre imperialistico. E questa guerra è una sorta di missione santa. Non sarà né Washington, ma neanche il Cremlino a salvarci. Possiamo solo combattere da soli.